Per gli appassionati del Totocalcio, quella tra Udinese e Cremonese era una classica partita da segno X, almeno stando alla statistica che vede le due squadre sempre in pareggio negli scontri diretti allo Stadio Friuli negli ultimi anni. E dopo i primi 45 minuti questa tesi ha preso ancora più corpo, visto lo 0-0 e le scarse occasioni da gol offerte da entrambe le formazioni. Qualcosa di più ha fatto vedere l'Udinese con qualche tiepido tentativo verso la porta di Turci, ma niente di più. Alla ripresa del gioco Zaccheroni lascia negli spogliatoi uno spento Elbeg e al posto del danese inserisce Bertotto che sulla fascia destra darà filo da torcere agli avversari. Al quarto d'ora la partita si sblocca con la rete di Birov. Rossitto, il migliore in campo, un vero lottatore, serve l'ultimo giocatore dell'armata tedesca rimasto nel nostro campionato. Il suo tiro è imprendibile alla destra di Turci. Gigi Simoni risponde rilevando Di Agostini per far posto al giovane Fantini, 20 anni, arrivato proprio la settimana scorsa dalla Juventus per rafforzare l'organico dei grigiorossi. Ma la musica non cambia. L'Udinese è galvanizzata dal gol del vantaggio e va di nuovo a segno qualche minuto più tardi. Birov anticipa il suo marcatore e serve in modo impeccabile Poggi. Il numero 11 bianconero cerca subito la soluzione più difficile e spettacolare, il tiro al volo di sinistro. Perfetta esecuzione che merita di essere rivista. La macchina di Zaccheroni non si ferma neppure dopo il 2-0, anzi insiste, cerca e trova la terza segnatura, ancora con il tedesco Birov, che di testa gira a rete un cross di Sergio. Mancano poco più di 20 minuti e la partita sembra ormai chiusa, ma non è così per la Cremonese. Zaccheroni manda in campo Ripa al posto di Bia e la sostituzione non risulterà fortunata, visto che sarà proprio il nuovo entrato a provocare il rigore per fallo su Floriancic. L'esecuzione è di Maspero. 4 minuti più tardi, dalla testa di Tentoni, la palla gol per Floriancic che non ha difficoltà a realizzare. A questo punto appare minaccioso il fantasma di 2 anni fa, quando l'Udinese in vantaggio per 3-0 fu raggiunta dalla Cremonese. Ma questa volta non è così, nonostante qualche leggerezza difensiva dei padroni di casa che rischia di rovinare la festa bianconera al Friuli. Zaccheroni, al fischio di chiusura, un sospiro di sollievo. Beh sì, visto che sta partita dal 3-0 nostra si era messa sul 3-2, mi ho corso anche un pericolo a fine partita, direi che mi ha tirato sicuramente un bel respiro, perché erano 3 punti importantissimi contro una diretta rivale, una squadra che mi ha fatto sicuramente una buona impressione. Dallo stadio Friuli per la Domenica Sportiva, Carlo Paris, intervista di Claudio Coglioni.